Ragazzi, finalmente ci imbarchiamo. Speriamo di non accapotarci. Mi sa che ci fanno scendere, eh? Andiamo giù in box. Questa deve essere la parte riservata alle moto. Guarda le catene, marò! Quelle servono per allacciarci poi le moto, sono punti di ancoraggio. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione prego, si informano i signori passeggeri che la partenza della nave sarà posticipata di 30 minuti. L'orario di partenza riprogrammato è per le ore 23 circa e l'orario di arrivo previsto è per le ore 8 circa. Ci scusiamo per il disagio, grazie. Ragazzi, eccoci qui sul traghetto per Olbia. Partenza ritardata di mezz'ora perché c'è un botto di gente che deve ancora salire e nulla, dovevamo arrivare ad Olbia per le 7.30, arriveremo alle 8. Oggi è stato insomma più una tappa d'avvicinamento perché vabbè, io da Milano sono dovuto partire e arrivare qui a Livorno. Mi ha accompagnato Stefano, adesso siamo con Carlo e con altri due ragazzi che si sono aggiunti in questi ultimi giorni. Ciao ragazzi, siamo sul traghetto. Stefano, il moderatore. Massimo. Davide. Carlo. Alex. Siamo pronti per partire con un po' di ritardo, ma partiremo. Siamo? Vai Ste. Bene ragazzi, abbiamo appena visto le grotte di Ispinigoli o Ispinigoli, boh, non so neanche se l'ho detto giusto,
carine. Mi aspettavo qualcosa di più, forse perché ero abituato a vedere tipo le grotte di Toirano, che c'è un percorso dove entri da una parte e sbuchi dall'altra. Qui invece scendi, non sali, scendi nella stessa buca. Comunque interessante la spiegazione, molto, molto brava la persona che ci ha spiegato tutta la storia della grotta. E siamo ancora sulla 125, sulla orientale sarda. Gradi e mezzo, ragazzi, si sta da Dio qua. Ma guarda qua, è veramente molto bella questa strada. Ma guarda, wow. Ma che luna parca, ragazzi. Mamma mia. Mamma, mamma. Oh, ste. Cos'è sta strada? Pazzesca. Madonna mia, ragazzi. Adesso, fra 7 km, c'è il passo Genna. Non le ho riprese, ma c'erano delle caprette lungo il guardrail. Questa strada è meravigliosa. Ma che sogno, che sogno. Adesso ci credo che vengono da tutto il mondo per fare questa strada.
Eccolo! 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 Eccoci al Passo Genna! Yeah! Ma che strada è questa? Questa è bellissima! Bellissima! Mamma mia! Come sono Dolomiti, perfetta! Ma è stupenda! Quando c'è così. Secondo me è il giallo che gli fa venire i vertigini. No, per questo diciamo. Route SS 125. Davide! Ciao Alex, Lio, per Giovanni, Carlo e Max. E questa è la classica foto che si trova quando si cerca questa strada con la casa cantoniera. E questa strada è veramente bellissima, cioè non ha una buca, non ha imperfezioni. Sono curve da pennellare, sono continue S, bellissima. Qui abbiamo la moto di Pier Giovanni, Alex col BMW, con la Stelvio Davide, Max, Antonio e Beatrice, lì è la compagna. Carlo, Stefano e poi c'è la mia. Cioè, vi dico solamente che questa strada è talmente piena di curve che, se fatta bene, a velocità codice, si riescono anche a fare qualche piccolo ricciolo sulla gomma. Quelle di Stefano invece, Stefano ci è andato giù duro, con tutta questa cavalleria, le gomme le ha tutte belle sfaldate, ecco. Adesso andiamo a mangiare un panino al volo e poi si riparte, arriveremo a Tortoli, troveremo un altro nostro amico Fabio, che lui è un local e ci farà compagnia fino a Cagliari. E questi invece sono i miei stivali comprati nel lontano 2004, quando avevo ancora l'R6, che ho ripreso dopo 10 anni, o forse meno, 8 anni tutti, e come potete vedere durante il viaggio mi si sono completamente aperti. Perché ho pensato, cavolo, prendo questi qua che mi coprono tutto fino al polpaccio, così dovesse piovere o dovessimo fare il guado di piscinas, almeno sto all'asciutto. E invece no, fortunatamente sono stato abbastanza lungimirante da portarmi un paio di scarpe da moto di scorta, perché più che altro non pensavo che si potessero rompere, ma per un discorso di comodità me le sono portate dietro e alla fine meno male che le ho portate. Adesso andiamo a mangiare. A dopo. E dopo una bella mangiata al Bar Silana, una bella mangiata, un'insalatina in realtà, per essere leggeri, proseguiamo sulla SS125 in direzione Tortoli.
di vento, però si guida veramente un gran bene. Che bello. Belle, veloci, larghe, asfalto impeccabile, caprette. Paesaggio così mi ricorda molto l'entroterra croato. Pronto? Perché dove sono? Ah, perché io non ho visto nessuno passare, cioè da, quando sono arrivato da dietro, Davide. Io ero l'ultimo e poi ho visto prima Lio e poi Antonio con Beatrice e poi ho visto te. Ok. Ok, dai, ci sentiamo dopo allora. Mia, il mare, ragazzi, che bello. Minchia, ci siamo persi, si è perso anche il Garmin. Mamma mia, dove sono finiti? Ebbene, adesso arriveremo a Lanusei. Abbiamo deciso di da Tortolì di fare un po' di introterra perché ci sono delle belle curve e poi riprenderemo la 125. Bella questa 198, wow, da Tortolì, Lanusei e poi si scende e si riprende la 125. Mamma mia, la Sardegna è un circuito a cielo aperto. Allora, breve room tour del bed and breakfast
White House Domo in Sardegna, parcheggio per le moto, tante moto, tutte queste moto. Stanza 2. Nel gruppo non l'ha messa, non ha fatto la foto. Bagno, ma c'è dentro Stefano. Stanza 3, ma c'è la coppia. Cucina. Bella che pronta. Perché è bella che pronta. Panico, paura. Giardino fuori, che sicuramente è anche illuminato, ma non so come si fa. Cioè, io, boh. E domani mattina troviamo anche la colazione pronta. Fuck yeah.